Era una giornata tranquilla come tante. Era di domenica, avevo appena finito la live, avevamo già cenato io e mia moglie. Eravamo praticamente quasi pronti per andare nel letto. Però poi, andando di nuovo sul computer per finire, per terminare alcune cose, abbiamo dovuto constatare con terrore quasi e con sgomento che tutto quello che avevamo creato praticamente era sparito, non avevamo più niente. Beh, questo è un modo un po', diciamo, melodrammatico di dire, di spiegare quello che è successo, però alla fine è stato veramente così. Quindi, in poche parole, per modo di dire, perché dovrò spiegare tante cose, che cavolo è successo? Allora, appunto, come ho detto, era l'ultima domenica che ho fatto la live, il 29 ottobre. Appunto, abbiamo finito la live, abbiamo fatto alcune cose, faccio per tornare sul computer per vedere se era tutto quanto a posto, se ho ricevuto dei commenti, però purtroppo, appunto, non sono più riuscito ad entrare nel mio canale. Abbiamo tentato anche col canale di mia moglie, però uguale, proprio non c'era modo di entrare, quindi potevamo, come dire, vederlo. Ok, ma non potevamo entrare per pubblicare dei video, per mettere dei commenti, per fare qualunque cosa serva in un canale. Ovviamente ci siamo spaventati molto, sinceramente, perché tutto sommato per noi i nostri due canali, ne abbiamo di più, però i nostri due canali, il mio e quello di mia moglie, sono qualcosa di importante. Un po' perché appunto sono cose che in qualche modo ci piace fare, ci interessano. Un po' perché vedo che interessano anche ad altre persone e un po' non lo nego, anche perché grazie al canale ogni tanto, ultimamente ogni 2 mesi, riceviamo dei pochi soldini da Google che in ogni caso aiutano per le spese quotidiane. E quindi tutto questo veramente ci ha allarmati moltissimo. Vi assicuro che siamo stati tutta la notte, letteralmente tutta la notte, proprio non abbiamo dormito niente, tentando di risolvere il problema, tentando di recuperare la password, rifare tutto quanto, però era letteralmente impossibile. Per quale motivo? Perché chi ha fatto questo, l'hacker che ha fatto questo, diciamo che ha fatto le cose per bene. È stato veramente in gamba sotto questo aspetto. Infatti è riuscito in qualche modo a cambiare appunto la password di accesso, ha cambiato le mail di recupero che Google permette di fare, ha cambiato anche il numero di cellulare. Perché anche lì è strano, noi abbiamo quella che mi sembra in italiano si chiami autenticazione in due tappe, quindi praticamente quando io accedo ad esempio al mio canale,
Se qualcuno cerca di cambiare qualcosa, mi viene un avviso sul cellulare oppure tramite mail. Credeteci o no, noi non abbiamo ricevuto niente, proprio nessun avviso, quindi è strana sta cosa, non sappiamo come sia riuscito a fare questo. Per di più, sempre questo tipo o tipa, va a sapere chi è, che ha fatto questa cosa, ha utilizzato quello che si chiama token USB, praticamente tipo una pennetta USB da inserire nel computer, e questa pennetta, questo token, ti permette proprio di controllare l'attività che stai facendo sul computer, ti permette di non alterare nessuna cosa, quindi è proprio qualcosa di molto potente, hardware, non software, per controllare in questo caso un canale YouTube, un'email o qualcosa. E questo tipo appunto ha utilizzato questo sistema. Per quello diventava veramente quasi impossibile risolvere noi da soli il problema. Quindi cosa abbiamo fatto? Mattino dopo, diciamo così, perché ripeto, abbiamo tentato di tutto, ho mandato subito un'email alla Google, a YouTube. Gli ho spiegato il problema, gli ho detto: "Uè, Ciccio, guarda, hanno invaso, pardon, hackerato il mio canale e quindi non riesco più ad accedere. Fate qualcosa, ditemi cosa posso fare per poter risolvere." Ok, ho mandato la prima email, il primo messaggio, il giorno dopo, mi sembra. Ho ricevuto un'email da Google dicendo: "Guarda Franco, mi dispiace per quello che è successo, ma non preoccuparti, per modo di dire, riceverai tra poco, entro 72 ore, massimo 72 ore, un'email con un modulo da compilare per poter appunto recuperare l'account e recuperare tutto quanto." Ok, io già da lì mi sono tranquillizzato, per modo di dire, un attimino. Però passano 24 ore, 36, 72 e io non ricevo niente. Lascio aspettare ancora qualche giorno e non ricevo niente. Fatto sta che dopo una settimana, la domenica successiva, non avendo ancora ricevuto niente, non avendo ricevuto questo maledetto formulario da compilare, mando di nuovo un'altra email sempre a Google dicendo: "Voi ragazzi, voi mi avete detto di aspettare massimo 72 ore per avere questo formulario per risolvere il problema, però è già passata una settimana e ancora niente." Il discorso era questo. Ok, allora anche lì aspetto un giorno o due, mi mandano un'email con questo benedetto formulario. Ok, io compilo tutto perfettamente, glielo invio. Anche lì mi sono un attimino tranquillizzato, perché ho pensato: "Ok, se loro ora mi hanno mandato il formulario, se io ho spiegato tutto quanto e gliel'ho inviato, vuol dire che Google in qualche modo riuscirà a risolvere." Le mie speranze erano quelle. Però ok, mando sto cavolo di formulario il giorno dopo, sempre il giorno dopo, chissà perché. Il giorno dopo ricevo un'altra email dalla Google dicendo: "Guarda, sembra che nel formulario che hai mandato c'è stato un errore. Prova a mandarmi i link giusti, prova a fare questo e quest'altro e vedremo di risolverlo." Va bene, allora gli rispondo, gli do di nuovo tutti quanti i dati del mio canale, del canale di mia moglie, delle mail, tutto, e aspettiamo. Ricevo dopo un'altra email dicendo: "Guarda, mi dispiace per sempre persone diverse, mi dispiace per quanto è successo, però stai tranquillo, prova a fare questo procedimento, entra qui, fai questa cosa e vedi se funziona." Io tento di fare quello che loro mi dicono, esattamente come loro dicono, però
però non c'è modo, perché sempre quel tipo ha sempre, in ogni caso, bloccato, mettiamo così, il mio account, e quindi non c'era modo di entrare, di cambiare password, di recuperare, non potevo fare niente, proprio qua da prima. E che cavolo. Allora glielo rispiego un'altra volta, gli mando un'altra email da Google. Guardate che col procedimento che mi avete dato non funziona, è esattamente uguale a prima. Ok, quindi fate qualcosa per piacere. Ricevo un'altra email, sempre da quel tipo lì. Oh, guarda Franco, mi dispiace, adesso allora vedremo di fare qualcosa. Insomma, tutte quante parole campate in aria. Però alla fine della fiera cercherò di accorciare un attimino perché è stato un casino, non potete immaginare. Alla fine della fiera ricevo un'altra email, ok? A quel punto io mi incazzo, sapete come sono fatto. Mi incavolo perché dico, ma porca la miseria. Possibile che voi di Google, che siete così grandi, così potenti, non riuscite a risolvere un problema del genere? Cioè, se volete, voi potete fare di tutto, potete bloccare un canale, potete eliminarlo, potete fare sui commenti, su tutto quello che volete, e non riuscite a risolvere il mio problema. Gli ho anche detto, si è capito, lo avete capito anche voi, che il mio canale è stato invaso, che è stato hackerato. Quindi proprio gli ho scritto chiaro e tondo, se per domani non risolverete il problema, io giuro che denuncerò la Google. Non ho idea di come avrei potuto farlo, se avrei potuto farlo, però giuro, mi ero stancato, perché trovo assurdo, che, ripeto, che la Google non riesca a risolvere un problema del genere. Però poi una cosa strana, io mando queste mail, diciamo un po' arrabbiato. Dopo circa mezz'ora ricevo un'altra mail, sempre dalla Google, dicendo di fare un certo procedimento per poter recuperare l'account. Allora io ero in strada, stavo lavorando. Allora mi sono fermato in un angolino, ho cercato addirittura col cellulare di fare quello che loro hanno detto, uè, ha funzionato. Sono riuscito a cambiare la password del mio account e in questo modo sono riuscito a entrare di nuovo nel mio canale e anche quello di mia moglie. Praticamente ci ho messo 5 minuti ed è strana sta cosa perché allora mi chiedo due cose. Prima di tutto, se era così, tra virgolette, semplice, perché non mi hanno subito fatto questo procedimento? Perché mi hanno fatto aspettare praticamente quasi 2 settimane, senza praticamente risolvere niente. Poi è strano, cioè prima mi incazzo, gli dico guardate che vi denuncio, e dopo ricevo un'email del genere e risolvo. Sicuramente non c'entra assolutamente, però capite, è strano. Ma addirittura dopo, praticamente poche ore fa, ho ricevuto un'altra email, sempre dalla Google, dallo stesso tipo che mi aveva inviato quelle precedenti, dicendo, oh, guarda, allora in questo caso dobbiamo risolvere le cose in un altro modo, dovrò parlare con altre persone, le qua di Google. In poche parole, questo tipo qui non sapeva nemmeno che il mio canale è stato, come dire, il problema del mio canale è stato risolto. Quindi sembra che dentro nella Google tra di loro non si parlino. Però in ogni caso, alla fine ci siamo riusciti. Perlomeno fino adesso ho provato ancora prima di registrare il video, riesco ad entrare, riesco a pubblicare, riesco a fare tutto quello che facevo prima. Poi vediamo un po' altre cose. Beh, quel tipo, allora io lo chiamo tipo perché non so chi sia, eh. Praticamente nel mio canale non ha fatto niente. Nel canale di mia moglie invece, stranamente, aveva tentato, o meglio, aveva pubblicato un 4-5 video del cavolo,
delle specie di cartoni animati, una cosa strana. Solo che io me ne sono accorto perché quel deficiente ha anche usato delle musiche con diritti autorali. E quindi YouTube me l'ha avvisato, guarda che questo video ha questi problemi per diritti autorali. Cazzo, vado a vedere, appunto c'erano 4-5 video, li ho eliminati, boh, ho risolto anche quello. Ora, per quale motivo abbia fatto questa cosa? Uno dice, l'ha fatto per i soldi. No, perché siamo andati a vedere, lui stranamente non ha cambiato i dati bancari, sono rimasti quelli che avevamo già noi. Ed è strano perché se io, per esempio, invado un canale per poter ricevere i soldi da Google, la prima cosa che faccio è mettere i miei dati bancari della mia banca in modo che i soldi li riceva io. Invece lui non ha fatto niente. Quindi il motivo per cui questa persona abbia fatto tutto questo casino, giuro, non riesco a capirlo. Però, ripeto, l'importante è che sia andato tutto quanto a posto. Poi vediamo altre cose strane che sono successe, perché è stata una settimana, 10 giorni terribili. Stranamente, non so per quale motivo, però avevo anche ricevuto delle notifiche della Microsoft dicendo che la mia email della Microsoft, io ne ho 3 della Microsoft e 1 o 2 della Gmail. Due miei indirizzi email della Microsoft, come dire, sono stati, c'è stato qualcosa di strano, ok? Che non sono stato io, hanno cercato, non lo so, di cambiare password o roba del genere. Anche lì è stranissimo. Quindi, cosa ho fatto? Ho cambiato tutte le password di tutte le mie email, proprio tutte. Addirittura ne ho create altre una o due, non ricordo neanche più, nuove, in modo da non avere problemi. Poi, altre cose strane. Beh, allora, strano, sia il mio Instagram, sia quello di mia moglie, anche quelli sono stati invasi. Non so per quale motivo, non so come, quando e perché, però sono stati invasi. Ed è strano questa cosa. Per quale motivo? Perché il mio Instagram era privato. Nemmeno mia moglie sapeva che io avevo un Instagram. Ma perché? Perché l'avevano già invaso, usiamo questo termine. Già mi sembra una volta o due. E quindi questa volta, siccome a me Instagram a me piace, Facebook no, ma Instagram a me piace perché trovo tante belle cose interessanti da vedere. E quindi cosa succede? Ho visto, cioè, cosa succede? Aspetta, che qui è un casino, mi sto perdendo. Entro un giorno nel mio Instagram e vedo, come dire, delle cose che a me proprio non interessano, che non c'entrano niente con i miei gusti. Beh, che strano. Vado a vedere e noto che invece di avere più o meno 30 persone che seguo, diciamo così, perché erano poche le persone che seguivo. Più che altro una cosa di architettura, di moda, qualcuno di cucina, roba del genere. Vedo appunto che invece di 30 ce n'erano quasi 800, no, forse di più, 890 era qualcosa, quasi 900. Quindi stavo seguendo quasi 900 persone. E com'è possibile? Allora, tento di escludere una per una di queste persone che a me interessavano, che a me non interessavano, però ho detto, ma vaffanculo, ma chi me lo fa fare? Quindi ho eliminato di nuovo il mio Instagram, abbiamo eliminato anche quello di mia moglie per stare tranquilli, proprio perché, boh, cioè, ripeto, tutte delle cose stranissime, ma torno a dire, il mio Instagram, come abbiano fatto
a entrare, a invaderlo, è un mistero, perché come ho detto è privato, non c'era il link da nessuna parte, nessuno sapeva che avevo Instagram, nemmeno voi, ripeto, nemmeno mia moglie. Non seguivo, cioè seguivo delle persone, ma nessuno mi poteva contattare. Quindi, boh, è un mistero anche quello. Ed è anche un mistero, ripeto, come abbia fatto quell'hacker a invadere il mio account, il canale mio di mia moglie. Perché se facciamo un'ipotesi, classico esempio, ricevo un'email magari con un allegato, apro l'allegato, ok, può succedere che magari in quell'allegato c'è un virus, c'è qualcosa, ma noi non abbiamo ricevuto niente di strano, non abbiamo aperto nessun allegato, non abbiamo fatto niente, perché tutto sommato stiamo attenti a queste cose, cioè non siamo così, non, stavo dicendo deficienti, ma un po' troppo. Cioè, certe cose ormai le sappiamo benissimo anche noi e quindi sappiamo come comportarci quando siamo su internet. Poi io ho praticamente due antivirus, uguale a mia moglie, quindi è strano come siano riusciti a fare tutto questo danno. Mistero. C'è da fare i complimenti, eh? A chi ha fatto questo sarà un figlio di buona donna, ma c'è da fargli i complimenti perché è stato veramente bravo. Poi, allora, il canale, allora abbiamo detto, l'abbiamo risolto. La storia lì del, come si dice, delle mail, ve l'ho detta, Instagram, ve l'ho detto. Ah, beh sì, il blog, mia moglie aveva, adesso non c'era più, aveva un blog dove lei scriveva alcune cose, anche lì, quello lì interessanti. Però appunto quando è andata ad aprire il blog, ora che abbiamo ripristinato l'account, praticamente ha ricevuto un messaggio da Google dicendo che lei, mia moglie, avrebbe come dire, infranto delle regole sulla pubblicità di Google. Praticamente in un blog la Google cosa fa? Inserisce dei banner pubblicitari, ok? E quindi sembra che mia moglie, ma sappiamo che non è lei, abbia fatto qualcosa di strano con questi banner, con questa pubblicità. E Google ovviamente se n'è accorta, infatti l'ha detto, dal primo di dicembre, non so più quando, toglieremo tutta la pubblicità dal tuo blog. Allora, a questo punto, sempre per evitare problemi, perché ovviamente non è stata mia moglie, sarà stato quel deficiente a fare qualche cagata nel blog, abbiamo eliminato anche il blog appunto che aveva mia moglie, è pronto. Poi, ah beh, un'altra cosa che non c'entra niente, però anche lì è successo il finimondo. C'è stato appunto, non so più quando, beh, una settimana fa più o meno, qui a Sorocaba è veramente successo il finimondo. C'è stata una tempesta, un uragano, non lo so, ha piovuto fortissimo, c'era un vento, ma non solamente a Sorocaba, praticamente in tutto lo stato di San Paolo. C'era un vento che arrivava fino a 100 km orari. Ha fatto dei danni qui che sono qualcosa di assurdo. Mai vista una cosa del genere in vita mia, ve lo giuro. Noi siamo rimasti quanto? 2 giorni senza energia elettrica, siamo rimasti senza internet 3 o 4 giorni. Ora, beh, finalmente hanno risolto tutto. Stanno ancora pulendo, tagliando alberi, facendo alcune cose perché, ripeto, il danno è stato veramente grave. E quindi ho detto, in questo periodo qui veramente c'è stata la fine del mondo, sia a casa mia, sia proprio a Sorocaba, sia a San Paolo, Brasile, tutto quello che vuoi. Però alla fine spero che appunto siamo riusciti in qualche modo a risolvere il problema e quindi boh, sono contento.
Io l'avevo. Beh, allora, ferma lì. Io un appunto ad alcuni di voi che mi seguite lo devo fare. Perdonatemi, ma sono sincero come sempre. Allora, molte volte trovo sempre qualcuno che mi dice: "Ah, Franco, io ti voglio contattare, mandami il tuo telefono, come devo fare?" Ragazzi, è inutile, eh? Il mio numero di cellulare non lo do a nessuno, perché è una cosa troppo personale. Però chi mi vuole contattare trova sempre il mio indirizzo email in tutti i video che faccio, comprese le live. Quindi lì basta mandarmi un'email e io tranquilli che vi rispondo sempre. Oppure, altro metodo, sapete che ho creato un gruppo Telegram. Tramite Telegram potete contattarmi, tramite quel gruppo che ho creato o anche privatamente, non ci sono problemi. Con Telegram potete andare tranquilli, anch'io non mi preoccupo. Infatti, alcuni già là mi seguono, altri sono, quando hanno visto che non ho fatto la live, che sono stato invaso, eccetera, eccetera, si sono, come dire, iscritti a quel gruppo. E quindi io in quel gruppo avevo spiegato tutto quello che era successo. Però molti di voi, cioè, non avete fatto un tubo. Bastava. Avete visto che non ho fatto la like, che le faccio praticamente sempre. Avete visto che c'era un problema? Contattatemi, ditemi, Franco, che cavolo è successo? Perché non hai fatto la like? Sei morto? No, non sono morto, è successo questo e quest'altro. Quindi, torno a dire. Volete contattarmi, tenervi aggiornati, avere un contatto? C'è quel gruppo Telegram che ho creato, lì non avrete problemi, ok? Boh, detto questo, io direi che per oggi posso andare. Adesso che ora è? Sono le 7:02. Ma vedo, adesso vedo se ho voglia, se ho tempo di editare il video, se no lo pubblico così com'è. Ditemi se il video lo vedete, lasciatemi un commento per vedere se sta ancora funzionando tutto quanto. E in ogni caso, se Dio vorrà a questo punto, noi ci vedremo domenica al solito orario, alle 9 di sera in Italia e alle 5 del pomeriggio qua in Brasile, alla solita live, ok? Quindi per il momento io vi do un abbraccione e ci sentiamo, ok? Ciao!